Ora affrontiamo la questione della crisi idrica che, come tutti noi sappiamo, non interessa solo la città di Roma, ma bensì tutto il Paese. Gli esperti attribuiscono la ridotta disponibilità di acqua potabile ai cambiamenti climatici e alla drastica riduzione della disponibilità di acqua dalle fonti. A ciò vanno aggiunte ovviamente le perdite collegate alla mancata manutenzione delle infrastrutture idriche. Secondo l'Istat, in Italia abbiamo una media nazionale di perdite di rete pari al 38%. A Roma e provincia le perdite di rete prima degli interventi di questi ultimi mesi era al 40%. Ad oggi, in poche settimane, siamo riusciti a ridurle di oltre 7 punti percentuali. Ci dobbiamo quindi porre la domanda se siano state adottate le misure necessarie e se siano stati fatti i dovuti investimenti per dare risposte e soluzioni al problema delle perdite di rete. Per i media e per le opposizioni, la questione romana delle perdite sembra sia nata a giugno del 2017, ma sappiamo bene tutti che il problema è vecchio ed è nazionale. A tutti i livelli istituzionali il Movimento 5 Stelle da sempre denuncia la mancata manutenzione e sostituzione delle reti che ormai sono diventate un colabrodo. Più volte chiedemmo al precedente CDA di Acea quali azioni intendesse mettere in campo per rispondere all'approvvigionamento idrico per la capitale. Ci risposero che Roma non aveva alcun problema di approvvigionamento. Abbiamo preso atto della loro incompetenza e alla scadenza naturale del mandato li abbiamo mandati a casa, li abbiamo sostituiti. Il nuovo CDA, il suo amministratore delegato, l'ingegner Stefano Donnarumma, e il presidente di Acea, l'avvocato Luca Lanzalone, hanno da subito dato impulso all'avvio di controlli su tutta la rete romana. È di ieri l'audizione alla Camera del presidente di Acea e i dati che ha fornito ci dicono che siamo sulla strada giusta. Sono stati recuperati fino a ieri 1.160 litri al secondo e si prevede di arrivare a recuperare fino a 1.500 litri al secondo nelle prossime settimane, il tutto in anticipo rispetto alle previsioni. Tutto ciò, e voglio rimarcarlo, è stato possibile anche per la disponibilità dei dipendenti di Acea, in particolare di quelli che sono stati fatti rientrare dalle ferie e che sono messi di buona lena al lavoro. Questo ci dimostra e ci dice di un ritrovato clima di serenità all'interno dell'azienda e a tutti loro va il nostro ringraziamento. Non ci crederete, ma è bastato semplicemente rappresentare alla nuova governance i problemi che avevano le nostre reti. Il gestore si è attivato da subito nel fare quei lavori necessari che in precedenza erano stati disattesi. Ci viene da pensare che fino al mese di aprile 2017 la holding ha badato più all'utile di bilancio e a investire in operazioni fantasiose piuttosto che investire correttamente nel controllo delle perdite di rete. Di fronte a questa urgenza i nuovi vertici di Acea non solo hanno risposto con immediatezza, ma lo hanno fatto mostrando una straordinaria competenza della quale i romani possono essere fieri. L'acqua in questi anni è stata vista come un bottino da dividere. Con noi la musica è cambiata. Le responsabilità sono molteplici e ognuno deve assumersi le proprie. Dico all'opposizione che è giusto anche che la facciano, ma credo che sia giusto di smettere di tirare fuori numeri a caso e all'improvviso, come se fino a ieri tutto fosse stato perfetto. Acea Totue da qualche anno ha iniziato a captare più del solito dal lago di Bracciano, perché ha smesso di fare interventi sulla manutenzione delle reti. La holding in questi anni ha investito in pianicotter, pinguini, Acea 2.0, zattere da montare, filmini ed un WFM progettato male che ha stressato i lavoratori. Fino al nostro arrivo il colosso ha pensato solo a distribuire dividendi e a fare distacchi. Mi chiedo e vi chiedo, fino ad oggi quanta attenzione c'è stata per le perdite amministrative? Parlo di quegli allacci abusivi che sono quella pratica che lede il diritto di tutti gli altri di avere un migliore servizio idrico. Il PD, che è la guida del governo del Paese, come le destre e chi sta in opposizione in quest'Aula, negli anni in cui hanno governato Roma hanno usato Acea per piazzare uomini di fiducia. Parliamo di persone che allo stato delle cose molto probabilmente hanno deciso di dirottare i fondi a disposizione in altre voci diverso da quelle delle manutenzioni. Sono loro ad averci portato sull'orlo di una crisi idrica senza precedenti e per tutta l'estate hanno avuto la faccia tosta di cercare di smarcarsi dalle loro responsabilità.
Oggi il gestore Aciato 2 sta cercando di fare quello che fino ad ora non era stato fatto, cioè recuperare acqua monitorando le reti e aggiustando le perdite. In tre mesi abbiamo fatto quello che le governance scelte dalle precedenti amministrazioni di destra e sinistra non sono state capaci di fare. Io credo che un minimo di etica vi consiglierebbe di rimanere in silenzio. I cittadini sono gli unici a pagare le conseguenze di questa spregevole guerra fatta sull'acqua. Una guerra che, quando fatta dalle istituzioni per il proprio orticello, è davvero spregevole, è stucchevole. Ma mettetevi anche in questo caso, come per ATAC, l'animo in pace. Sappiamo che è nostro dovere garantire il servizio idrico a tutta la cittadinanza e noi lo stiamo facendo. I risultati sin qui ottenuti ci dicono che siamo in grado di far funzionare il servizio e di migliorarlo, facendo arrivare nelle case di tutti acqua di buona qualità. Quest'Aula nel mese di luglio ha approvato due mozioni per iniziare a discutere con tutti i sindaci del lato 2 una serie di punti, tra i quali figura anche la possibilità di far reinvestire eventuati utili di bilancio del gestore nelle reti e dare inizio con un tavolo tecnico allo studio del percorso di ripubblicizzazione presso Lato. L'acqua è un elemento essenziale alla vita. Non permetteremo che su di essa si faccia speculazione politica al solo scopo di attaccare questa amministrazione. Stiamo rimettendo le cose al loro posto, con grande fatica, con il sorriso, ma lo stiamo facendo.